signore e signori, state per assistere ad uno spettacolo indimenticabile, ad un film destinato all'immortalità, immortale come le musiche che verranno ora eseguite e interpretate a disegni animati. Illustrare la musica, dare corpo e colore alle note, è un'aspirazione che ogni disegnatore cova nel fondo della propria anima fin dalla più tenera età. Con questo film siamo finalmente riusciti a realizzare questa unione. Disegni animati e musica classica, una coppia destinata a rimanere, ne siamo certi, nella storia del cinema. Un film nuovo, originale, che ha stupito per primi noi. Noi che modestamente l'abbiamo ideato. Un film dove potrete vedere la musica e ascoltare i disegni. In una parola, un film pieno di fantasia. Pronto? Pronto, sì? Chi parla? No, dico prima io. Ma scusi, lei con chi vuol parlare? California. Mi chiamano da Hollywood. Pronto? Pronto, sì? Sì? Avreste già... No, non ho capito bene, scusi. Avreste già fatto... Ma senta, guardi, se lei ha voglia di scherzare, io non ho nessuna voglia... No, guardi... No, forse non ci siamo capiti bene. No, guardi... No, non ci siamo... Lei è un maleducato. Sì, lei è un maleducato. Un maleducato e un bugiardo. Un bugiardo, sì, esattamente, un bugiardo. Bugiardo della California. Niente, sono dei pazzi scatenati. Sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa. Un certo Grisney, un americano, insomma. E in ogni caso, prima di parlare, caro lei, mi faccia il piacere di guardarselo il film, ha capito? E dove siamo? Buone, calma. Le ghiacce maledette. Che casino! Calma, calma! Buone, che adesso andiamo. Oh, presto! Non perdiamo tempo, il film è già cominciato. Correre, via! Muoversi! Cosa avete nelle gambe? Non perdere tempo, via, vai in fondo, su! Salite sul pullman! Dovete guadagnarvi il pane, non vi abbiamo mantenute fino adesso per beneficenza, no? Pesante tu! I nostri strumenti! Sono già in teatro, assieme ai vestiti! Durante la strada tenetevi forte! Non vorrete farvi male proprio adesso, no? Ecco, finito. Disney l'ha fatto questo? Mm? Avanti! Scritturare l'orchestra non è stato un problema, ma il nostro principale impegno rimaneva quello di assicurarci la collaborazione creativa di un vero artista. Un artista libero, libero da ogni condizionamento, libero da ogni compromesso. Un disegnatore in grado di esprimersi in piena autonomia. Come va? Ti trovo più allegro del solito? Te lo sentivi il gran giorno, eh? Di' la verità! Te lo sentivi? Trovare l'autore ideale dei nostri disegni animati non è stata un'impresa da poco. Occorreva quindi legarlo a noi con un contratto chiaro, basato sulla fiducia e sulla stima reciproca. Forza, sei stato legato 5 anni, non puoi essere stanco. Bravo, così va bene, eh? Chiedi! Bravo.
No, presto, l'orchestra è già di sopra. La senti, no? La senti? Andiamo. Sciacquati la dentiera se vuoi suonare la tromba. I calci li dia al tamburo, grazie. Li do a chi mi pare. Glieli dia. Certo. Se non mi mettevano in prima fila, io non sarei venuta. E io ho preteso che non mi facessero fare delle scene di nudo. Dove va? La mia onestà l'ho difesa sempre. Ci siamo. Il grande momento è giunto. Ormai non manca altro. Un attimo. Ci siamo. Il grande momento è... Ho detto un attimo. Ci siamo. Il grande momento ormai... Ci siamo. Il grande momento è giunto. Manca solo... il direttore d'orchestra. Bambine, ragazze, muñequite, vamos a iniciar con Debussy, preludio al pomeriggio di un faulo. Bel pezzo, non mancheranno sicuramente all'artista gli spunti per visualizzare questo brano musicale e conferirgli una nuova vita, facendo appello e contando unicamente su questa matita. Pensate, la sua fida matita riuscirà sicuramente a dare una vita nuova, una vita nuova a questo stupendo brano musicale. L'artista crea. Pronte, ragazze? Vamos con Debussy! E one, e two, e one, e two, e three, e four.
Bene, bene, veramente bravo. Stai seduto, ti riappendo al muro. Stai seduto. Non mi sono neanche divertito. Non mi hai fatto divertire. Gran bel pomeriggio, eh? Come ti senti? Appesi, maestro. Appesi, maestro. Raccoglila tutta e non dimenticare niente. Allegre! Allegre! Non è successo niente. Appesi, maestro. Appesi, maestro. Bambine, come va? State bene? Proviamo un po' i riflessi. In piedi. Sedute. Piedi. Sedute. Piedi. Sedute. In piedi. Sedute. In piedi. Sedute. In piedi. Sedute, piedi, sedute, piedi, sedute, piedi, sedute, piedi, sedute. Ehi, tu. Io? Vieni un po' con me. Vai, ubbidisci. Nonnina, vieni. Mi sembri un po' paliduccia. Hai i riflessi un po' appannati, eh? Niente, niente. Adesso passa tutto, eh? Non è facile mantenere l'ordine in un'orchestra. Occorre, come si può dire, pugno di ferro in guanto di velluto. Pugno di ferro in guanto di velluto, sì, sì. Il secondo pezzo, ragazze, è la danza slava numero 7. Dvorak. Pezzo allegro. Thank you.
Frutti esotici, Beaujolais, pollo, patata, oh, al fuoco. È buona. Allora, maestro, qual è il prossimo pezzo in programma? È il bolero di Ravel. Oh, il bolero di Ravel. E chi è l'autore? Ravel. Eh già, appunto, il bolero di Ravel, l'autore è Ravel, chi altro? Il bolero di Ravel, gran bel pezzo, gran bel pezzo, Ravel, Ravel, il grande musicista francese, sì. almeno da parte di madre, da parte di padre, invece Umbro, nato infatti a Gubbio se non sbaglio, sì, nel cuore dell'Umbria verde, il bolero, parola magica, una fantasia di colori e di suoni, bolero, mille modi per definire questo stupendo brano musicale. Bolero tutto, oppure anche il bo di Ra, perché no, chi ce lo impedisce? Il bo di Ra, no, forse il bo di Ra è un po' eccessivo. Volevo, se vogliamo spostarci verso la Grecia, quindi più tanto diventa o bolero, forse to bolero. Ora, per esempio, altro di presentazioni, ce ne possono essere a decine, per esempio, prendi il pollo! Il bolero di Ravel. Non siamo qui per abbuffarci.
Thank you.
mi sa tanto che qui finisce il primo tempo. Scimmione adesso! Io non riesco. Non vedo scimmioni nella sceneggiatura, ci sono altri animali, questo sì, ma scimmioni non proprio non. Quello scimmiotto assomiglia a un giovanotto che avevo conosciuto nel 12, prima della Grande Guerra. Uomini così non ne nascono più. Cosa sto facendo? Guarda, non sto calmo. E le vecchie si sono agitate, chi le tiene più adesso? Lo sapevo, mi casca l'occhio. Quando mi nervosisco mi casca l'occhio, sempre così, sempre. Pezzo è il valzer triste di Sibelius. Se non me lo fai bene, ti riappendo al muro. Ricorda, muro.
Non è possibile continuare così. I pezzi musicali sono tutti tristissimi. Quel deficiente non ha il minimo senso dell'umor. Io lo riappendo al muro e lo faccio marcire in catene. Calma, 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 calma. Anche noi in fondo abbiamo i nostri torti, no? Si sa che un artista ha bisogno di un certo mondo per esprimersi. E francamente noi non è che lì con le ragazze gli abbiamo dato l'ideale. Vale. All'arte non si comanda. Aspetta, mi è venuta un'idea. Senti, senti, e se noi riuscissimo a trovargli una donna? Una donna in modo da farli stare insieme e in questo modo da creare tutta una cosa. Sarebbe l'ideale, penso. Oh, io già ho in mente una ragazza che conosco. Noi, aspettami, torno subito, aspettami. Artista, come va, eh? Vieni qui, mi sembri un po' esaurito, eh? Perché non cerchi una distrazione? Vieni con me, conosco un posticino tranquillo. Sì. Entra qui. Lei ha capito perfettamente di che si tratta, no? È un ragazzo, vedrà, sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Lei entra nel piano e poi lasciamo fare alla natura, eh? Prego, vada, vada. Ciao a tutti! La nostra orchestraccia, il pianone e il nostro artista. Mi raccomando, cerchi di tirarlo su. Ehi, vengo anch'io? Oh no. Date le premesse, il prossimo non potrà essere che un pezzo allegrissimo, pieno di pepe, un concerto di Vivaldi. Non sarai esagerando, bisogna tirarlo fuori. Ma sì, mi sembra che sia fin troppo allegro, potrebbe anche bastare. Sì, 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 su, issa. Nervosissimo. Questi pianoforti antichi hanno questi piccoli inconvenienti. Si sa quando si entra, ma non si sa quando si esce. Adesso se non mi fai ridere, giuro che ti sfoglio le costole come una margherita. Ha già un'altra faccia, non vedi? Spero, se no io gliela cambio. Ma sì, è molto più allegro, molto più vivo. Guarda l'occhio, guarda l'occhio. Io glielo strappo l'occhio. Vedrai, il prossimo pezzo sarà stupendo. Preparati. Sipario. Sipario.
Vedere io, te prendo sta pianista, te la tiro sulla cabeza e te spacco tutto con le sue ossa. Adesso ti vedi. Niente, non è successo niente, non sta succedendo assolutamente niente in una produzione. Accadono sempre piccole screzze, piccole cose, piccole. Lasciala stare! Piccole contrarietà, piccole. Non è successo assolutamente niente, niente. Sposta la macchina. Dunque, piccole. Il prossimo pezzo di programma è l'Arcinoto, un cielo di fuoco di Stravinsky. Igor Stravinsky, famoso compositore, posta la macchina, Igor Stravinsky, però un pezzo fortissimo, sappiamo tutti che lo Stravinsky è la sua ispirazione, è la pioggia.
È una pioggia, note pioggia, che la musica... musica... Lato me lo tengo mutuo! Maledisto! Oh no! Oh disgrazia, volame! Fame scenda ora! E voilà! Niente, niente, non è successo niente. Il direttore ha dovuto, diciamo, assentarsi per qualche minuto, ma ritornerà subito da noi. Ecco, dov'è la macchina? Dov'è la macchina? Ah, ecco. Dunque, lo spettacolo, dopo questo piccolo contrattempo, riprende, riprenderà con L'uccello di fuoco di Dostoevsky. L'uccello di fuoco di Dostoevsky. Uno dei brani. The show must go on, come dicono gli inglesi. The show must go on, che in italiano sarebbe... Thank you.
Lasciatemi, guarda in che stato sono ridotto. Sto anche la tosse. Per un serpente da niente, ma l'ho lasciato, guarda qui tutto rotto, tutto distrutto, tutto. Schifo. Eccoci, eccoci, eccoci! Qua! Un finale diverso! Un finale che avevamo tutto previsto! Finale senza orchestra, senza maestro, senza musica! Fortuna, fortuna che abbiamo ancora con noi il nostro artista, il nostro disegnatore, il quale potrà. Il nostro. Ma cosa fa? Cosa fate lì? Cosa fate? Vi state disegnando? Che state pensando di fare? Adesso perché vi guardate in quel modo? Che state... Aspettatemi! 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 Vengo anch'io! Aspettatemi! Voglio venire anch'io con voi! Aspettatemi! Ma chi finisce? Qui c'è da finire il film! Chi finisce? Ci manca ancora il finale! Aspettatemi! Aspettatemi! Bisogna finire! Ci vorrebbe un'idea per un finale. Devo trovare... Ah, il telefono! Sì, posso telefonare in archivio. Ecco. Pronto? Pronto, Franceschini? Franceschini, lei mi deve aiutare, deve trovarmi un finale, sì. Sì, un finale qualunque, ma sì, una cosa qualunque, ma in archivio ci saranno scaffali pieni di finali. Me lo porti subito! Subito! Finale, sì. Chiaro.
Giovanni e Finelli. Oh, Finelli. Ragazze pronte, dobbiamo eseguire l'uccello di fuoco di Stravinsky. Già fatto, già fatto. Allora ci vuole un finale. Fatto anche quello, fatto anche quello. Poi tornartene giù. Ma allora siamo disoccupati. Disoccupati, disoccupati fino al prossimo film, disoccupati. Io per esempio ho già in mente un'idea. Nuova, noi potremmo fare una storia d'amore. Una storia d'amore? Sì, ma non la solita storia d'amore, gli uomini con le donne, così, tanti uomini, tante donne, capito? Una mucchiata? Ecco, no, la solita cosa, no, una cosa diversa, mi interessa la sproporzione, capito? 7 uomini e una donna.
Costerà molto. No, assolutamente, perché noi li prendiamo piccoli, hai capito? Due, tre piccolini. E la donna invece la facciamo alta, hai capito? Una cosa eccezionale. Nani, che impressione. Attento a questa cosa. Attento. No, ma che impressione? Siete lavoratori, capito? Lavoratori, noi mettiamo anche il risvolto sociale, un lavoro pesante, che so, in miniera. Ecco, perché no? In miniera, io già me li vedo mentre vanno al lavoro, contenti. Magari cantano, che dici, eh? Il titolo l'hai già in mente. Quello è facile, sì, che so, la bella addormentata nel bosco. No, ma adesso non cominciamo a dirlo in giro. Scrivere un film non è da tutti. Non vorrei che qualche soggettista da strapazzo mi copiasse l'idea. Il giorno d'oggi non c'è da fidarsi. Magari cambiano il titolo, mettono l'accento sul fatto del sesso e lo chiamano, che so, Biancaneve e i sette nani. E noi siamo fregati. Accanto a Fondevi e ci sono cavazzoni, ascari elettori e temi incalzi.